Ed ora apriamo la pagina sportiva, decisamente lunga e corposa questo lunedì, perché ci occupiamo di rally e di calcio. In primo piano il rally, perché ieri intorno alle 17.30 ci sono state le premiazioni per questa lunga due giorni che si è conclusa positivamente, perché sono stati tanti gli equipaggi che sono partiti al via dunque, ma tanti anche quelli che hanno terminato la gara. A vincere l'edizione 2013 del rally internazionale del Taro e sono stati Corrado Fontana e Nicola Arena. Variani, ma soprattutto salgono sul gradino più alto del podio direttamente dal 2006, tornano proprio su quel gradino Corrado Fontana con Nicola Arena. Sono loro i primi assoluti di questa stagione del 2013, quindi a loro i complimenti, a loro le coppe e i trofei più grossi. È il momento, in alto i cuori per l'inno che parte per i nostri vincitori. Corrado Fontana e Nicola Arena a bordo della Ford Focus VRC della scuderia Blue Tender Racing Italy si sono aggiudicati il 20° rally internazionale del Taro, prova d'apertura del campionato IRC 2013. Alle loro spalle Felice Re e Mara Bariani, che dopo una prima parte di gara al comando hanno difeso la seconda piazza. Completano il podio Manuel Sossella e Walter Nicola, impegnati a prendere le misure alla Fiesta VRC che portavano in gara per la prima volta. La gara si era aperta sabato pomeriggio nel segno di Felice Re, che aveva fatto suoi entrambi i passaggi sulla speciale di Bardi, andando a dormire con un contenuto ma significativo vantaggio. Ieri mattina sembrava essere ancora lui il mattatore, ma dalla quarta speciale a mescolare le carte in tavola ci hanno pensato la pioggia e un determinato Corrado Fontana. Il vincitore del Rally del Taro 2006 ha imposto alla gara un ritmo al quale gli avversari non hanno saputo tener testa, scavando tra sé il resto del gruppo un solco che si è incrementato prova dopo prova. Così è salito per primo sul palco d'arrivo di Bedonia, bissando il successo ottenuto 7 anni fa nella gara organizzata dalla scuderia San Michele. Alle sue spalle è quindi giunto Felice Re al debutto sulle strade della Valtaro, che con l'arrivo della pioggia ha lamentato qualche problema con l'assetto, ma ha comunque dimostrato di essere uno dei sicuri protagonisti del campionato. Completa il podium regolare Manuel Sossella, mai in grado di entrare nella lotta al vertice, ma comunque costante, che ha sfruttato i chilometri della Valtaro per prendere confidenza con la Ford Fiesta, nuova arma a disposizione dopo anni di VRC dalla precedente generazione. Luca Ambrosoli su Citroën Xara si aggiudica il quarto posto con una gara regolare dopo un testa coda con spegnimento del motore nelle battute iniziali, mentre Stefano Albertini, con una gara tutta all'attacco e senza sbavature, completa la top 5, piazzando la sua Peugeot 207 a ridosso delle VRC e nettamente in testa alla S2000, dove precede Stefano Capelli. Da segnalare anche le prestazioni di Fabio Federici, Renault Clio, settimo e vincitore tra le due ruote motrici, perfettamente a suo agio sulle strade di casa rese viscide dalla pioggia, e dello svizzero Ivan Ballinari, Peugeot 207, ottavo assoluto. A completare la top 10 i due principali protagonisti del trofeo Renault Clio R3 IRC, Gabriele Tognozzi e Marco Asnaghi, giunti nell'ordine staccati di appena un decimo di secondo dopo un rocambolesco finale di gara. Buona anche la prestazione di Alessio Santini, che dopo un inizio arrembante ha patito il fondo viscido della seconda parte di gara, portando a casa comunque il secondo posto di classe S1006. Il rally del Taro si è confermato una gara vincente e selettiva, dove non sono mancati i ritirati illustri, tra i quali Luigi Fontana, Marco Belli e Cristiano Manzini usciti di strada, e Max Rendina fermo per problemi al motore. Alla fine sono stati 55 gli equipaggi che hanno visto il traguardo di Bedonia sugli 87 partiti sabato pomeriggio dal palco di Borgo Taro.
Ma parliamo anche di calcio, perché ieri c'erano davvero tanti incontri interessanti da tenere sott'occhio, ad esempio lo scontro al vertice in prima categoria tra la Valtarese e Basilica 2000, finito in parità. Poi c'era il Solignano, anche questo uno scontro al vertice, il Solignano a un punto e poi può dirsi il vincitore ovviamente del campionato di seconda, ma anche colui che passerà in prima categoria. E poi c'era anche il derby tra Borgotaro e Bedogna, terminato a reti inviolate. Ma sentiamo tutti gli incontri. L'atteso scontro al vertice della classifica di prima categoria tra Valtarese e Basilica 2000 finisce in parità con una rete per parte. Una partita intensa che ha messo in campo anche tanta, troppa tensione. Ad andare in vantaggio per primi sono gli ospiti grazie ad un errore della difesa. La Valtarese non ci sta e trova il pareggio grazie ad un rigore giudicato dubbio. Quando mancano 20 minuti alla fine dell'incontro, la Valtarese rimane in 10, ma malgrado spinga al massimo per trovare la vittoria, non riesce ad andare a segno grazie anche al portiere avversario, che è decisamente bravo a non far entrare in rete la palla. L'incontro finisce in parità, gli animi si accendono ulteriormente e Piscina si fa espellere ad incontro finito. Un'espulsione che genera ancora più tensione e caos generale, con la Valtarese che contesta duramente l'operato dell'arbitro. Con questo pareggio ed il punto guadagnato, il Basilica 2000 è sempre più vicino alla promozione. Nell'altro incontro di prima categoria, brutta caduta del Bardi, letteralmente travolto dal Marzolara, che gli rifila 5 gol. La squadra della Valceno non riesce a reagire e non segna neppure una rete. In classifica la Valtarese è sempre al secondo posto con 56 punti, 3 in meno del Basilica 2000, mentre il Bardi resta quart'ultimo a quota 26. Domenica prossima la Valtarese va sul campo della Cerredolese, mentre il Bardi è ospite del Noceto. In seconda categoria l'atteso scontro al vertice tra Solignano e il Cervo termina con un pareggio, una rete a testa. Per il Solignano la promozione in prima è sempre più vicina e meritata, visto l'ottimo campionato disputato. A Setti e i suoi ragazzi manca solo un punto per dirsi matematicamente promossi, punto che potrebbe arrivare già nel recupero di metà settimana con l'Audace, che ieri è stata sconfitta dal Compiano, che non ha avuto pietà rifirandole 3 gol. Anche questo è stato un incontro pieno di tensione, dove l'Audace rimane rimasto in 10 sotto di una rete, riesce a pareggiare e a mantenere sotto controllo la gara, ma quando mancano pochi minuti al termine del match subisce un'altra rete, peraltro contestata, e perde la lucidità, col risultato che finisce l'incontro con 8 uomini in campo e con tutti i dirigenti espulsi. Un derby incolore invece è quello giocato tra Borgotaro e Bedogna, terminato a reti inviolate ed un punto a testa. Infine il Lemignano, che ha avuto la meglio sul Valgotra vincendo l'incontro per 2-1. In classifica il Solignano è primo con 55 punti, il Borgotaro è sesto con 30, seguito dal Bedogna che è settimo e di punti ne ha 28, mentre il Valgotra, ottavo in classifica, ne ha 27 e il Compiano è penultimo a quota 21. Il prossimo turno vedrà il Compiano affrontare l'ultimo in classifica, il San Leo, con ottime possibilità di una nuova vittoria. Il Borgotaro andrà invece sul campo del Sivizzano, che è undicesimo, il Bedogna ospiterà il Valgotra e per loro sarà ancora derby. E infine la capolista Solignano andrà a casa del Lemignano, che è nono in classifica.